Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Docti e oggi siamo qui per aiutarvi a migliorare con le vostre squadre. Infatti oggi ho selezionato tre squadre da Instagram e una da Telegram e ho preso delle squadre di gen abbastanza bassa, cioè dal 150 in giù, essendo che dell'altra volta abbiamo fatto dal 150 in su, ok? Ed erano anche più squadre di Telegram, perché così faccio un po' e un po', ragazzoli, perché state diventando veramente tantissimi e comincio a fare un pochettino di fatica a rispondervi a tutti, quindi capite bene che se non vi rispondo è che purtroppo ho veramente quasi 200 messaggi giornalieri a cui dare un attimo credito e quindi cerco di rispondere un po' a tutti, ma è davvero complicato, ragazzuoli, quindi mi raccomando non prendetevela perché sto facendo veramente il possibile per accontentare chiunque, ok ragazzuoli? Mi raccomando lasciate una fracca di mi piace qua sotto, arriviamo alle stelle, proprio incredibile così, commentate se avete dei dubbi dopo questo video e soprattutto iscrivetevi al canale perché stiamo crescendo a dismisura per quanto mi riguarda, ovviamente, cioè per quello che penso io, ovviamente. Abbiamo già superato i 5.000 subito, babam. Infatti dovrò preparare un video speciale per i 5.000. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa vi piacerebbe vedere per questi 5.000 iscritti o se volete appunto farmi delle domande specifiche, faremo tipo un fact time, una roba del genere, ok? Dove andrò a rispondere a tutte le varie domande che mi porrete. Va bene, ragazzuoli? Fate poi voi, ovviamente, poi decideremo insieme ogni contenuto che verrà portato, come sempre. Ok, ragazzuoli, cominciamo! Come al solito partiremo dalla squadra più bassa di gen andando fino a quella più alta, ok, ragazzuoli? Questa squadra è un 123, ok? Ha ritagliato per essere un pochettino più bellina, diciamo. E allora, un 123, bisogna considerare che appunto hai già dei buoni giocatori, perché hai fatto due CBC che comunque ti hanno portato ad essere già abbastanza buono, che appunto sono quelle di Robben e di Moriba. In più sei riuscito a prenderti lui Patricio, James, che non è neanche male come terzino destro. E però per il resto diciamo che non è troppo bene, nel senso che l'attaccante quello cinese non è chissà che cosa, cioè cinese, coreano, quello che l'è, non è chissà che cosa. Hazard alla sinistra, ti dico ovviamente tienilo perché è quello più alto che hai insieme a pochi altri, diciamo, quindi ti conviene tenerlo. Ovviamente andrei a puntualizzare, cioè andrei a migliorare i reparti dove hai dei 90, ok? Praticamente ti direi di fare questa cosa. Terzino sinistro, se hai dei soldi, prenditi Digne, che è già un 102, ok? Migliori tantissimo, in più mi pare che a cross come James e ti si collegano i potenziamenti, perché quell'Hernandez lì ha reattività, portare su reattività e cross non ha nessun senso, porta su solo cross e ti prendi Digne, che costa anche abbastanza poco per essere un 102, ok? In difesa centrale non so cosa tu puoi giocare, perché il 4-2-4 è un modulo che non è, scusate, mi prudevo, che non è funzionale in nessuna delle due modalità più di tanto, cioè nel versus sì, però non saprei dire cosa giochi principalmente vedendola così, diciamo perché è molto molto mischiata come carte e giocatori. Ti posso dire, allora, come DC, Skriniar non è niente di che, quindi tra Bender e Skriniar ovviamente ti direi di cambiare entrambi, tanto in questo evento riusciresti comunque, cioè se vai a puntare su Van Dijk riesci a prenderti il 106 Van Dijk e se sculli qualche punto, come spiegato nei video precedenti, riesci a prenderti anche Cannavaro. E già facendo così, ok, hai contrasti e capitano, però hai due giocatori belli forti, entrambi più alti di Jenny di questi due, perché uno ha 10 Jenny in più e l'altro comunque è un 97 ed è un'icona e ti collega l'intesa, perché te non hai icone, e avere un'icona come Cannavaro comunque ti aiuterebbe non poco per l'intesa generale, per averla sempre full, ok? Per il resto direi appunto al posto dell'attaccante lì coreano, quello che l'è. Può andare bene anche, solo che dipende quanti soldi tu hai, però è un po' difficilotto da dire, però tipo perché in questo attaccante c'è Werner ovviamente, però cioè, può scendere tantissimo Werner, quindi ti consiglio di monitorarlo, perché comunque da questo evento soldi se ne fanno e non pochi, ok? Quindi potresti riuscire tranquillamente a prendere Digne, a prenderti appunto Van Dijk e Cannavaro dall'evento, Digne comprarlo e comunque avere anche i soldi per forse riuscire a prendere Werner, ok? Perché Werner potrebbe arrivare a scendere anche sui 12-13 milioni e comunque per un 106 è davvero molto molto poco. Secondo me la cosa che te dovresti fare è quella. Poi ovviamente vedo che hai Robben fuori ruolo, però
comprare un ala destra forte adesso, c'è soltanto Salah o James o cose del genere. Comunque Robben, hai fatto una CBC, hai speso delle cose per averlo, quindi tienilo ancora un pochettino, ok? Magari lo cambiamo poi nel prossimo evento, ok? Come anche Hazard, perché Hazard non è top, però appunto è già 100, quindi è meglio che tieni questi qua e poi vai a cambiare quelli che non sono a 100, appunto come ti ho spiegato. Secondo me in attacco, se riesci a comprarti Werner, terzino sinistro, riesci a prendere Digne e nella difesa centrale riesci a giocare bene l'evento, a prendere Van Dijk e Cannavaro, secondo me già la tua squadra migliora e non poco. L'unica cosa è che non mi ricordo quale potenziamento o abilità ha Van de Beek, perché fondamentalmente Van de Beek, se non ha passaggi lunghi come Moriba, che Moriba è forte, Van de Beek non troppissimo, potresti pensare anche lì di prendere Renato Sanchez, che è già un 100 ed è comunque con passaggi lunghi, e quindi andresti a ridurre i pot nel caso che non ha passaggi lunghi Van de Beek, perché no, veramente non mi ricordo che potenziamento abbia sinceramente, anche perché non l'avevo preso. Bene, spero che di essere stato d'aiuto, fammelo sapere qua sotto nei commenti, mi raccomando. Passiamo alla prossima squadra. Adesso esaminiamo un 137 leggermente sfocato. Scusate ragazzoni, ma purtroppo io non riesco a migliorare le immagini se mi andate sfocate, perché è un casinissimo. Quindi non riesco davvero, non sono un fotografo purtroppo. Comunque si capisce, per fortuna. Allora, vedo dei disagi abbastanza grossi sia in fase di centrocampo che in fase di difesa. Attaccante, vabbè, hai Aguero che... E il Kun non è malissimo, cioè, non è buono, perché non è buono. Però non è neanche la merda più colossale, diciamo, ok? Quindi ci può anche stare, diciamo, non è quello il tuo problema fondamentale, no? Diciamo, il problema è che hai un James alla destra buttato... esterno sinistro, che prende zero di potenziamenti, e questa cosa qua ti tira giù la squadra a livelli incredibili proprio, ok? Perché appunto è un 100 solamente, quando già soltanto Beckham, che è 99, più 10 è un 109, capisci bene, no? Quindi, quello malissimo, 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 anche perché gli esterni sinistri ce ne sono tanti, c'è Diaby di questo evento, c'è Mané, ce ne sono davvero tanti, abbastanza, Bamba, Deutoz, che sono tutti abbastanza forti. Fai la tua scelta in base a quello che preferisci di più e quanti soldi hai, ma leva quel James da quella posizione perché è davvero inguardabile. Fai Beckham con a Prime assolutamente il prima possibile che puoi, perché già hai preso l'esterno destro, che è la versione un po' più scarsina. E chi dice il contrario purtroppo non è che ci capisce tantissimo, devo essere onesto, perché ho sentito tanti commenti, molte volte, ma quello esterno destro te non l'hai provato, esterno destro... Dall'inizio del gioco è sempre stato il più scarso, quello più importato per il verso attacco, ma anche quello che non sarebbe mai arrivato più lontano del Tots. Ok ragazzoni, infatti tutti quelli che avevano anche questo Beckham esterno destro, Icona Prime a 105, cose del genere, nei momenti dei Tots, anche se giocavano il verso ed è performante per quello, l'hanno poi tolto perché appunto ha troppo poco ritmo. Però adesso tu lo hai, non sei esageratissimo, lo puoi ancora usare, quindi potenzialo, potenzialo, potenzialo tantissimo e utilizzalo, anche perché è l'unica icona insieme a Maradona che hai e ti collegano un po' tutti per avere sempre l'intesa bella bella full, ok? Come CC João Moutinho non è male, non è male, lo puoi anche utilizzare, puoi anche utilizzare Bonaventura, ce ne sono abbastanza di CC buoni, Marcos Llorente, quello CC, però Utoz che è molto forte, c'è Kimmich, Utoz che è molto forte, se vuoi migliorare, c'è Rakitic che costa poco ed è già un 102, c'è Ramsey che è un po' più scarso di Rakitic, però è sempre un 102 mi pare, però costa ancora un po' meno, quindi puoi andare a scegliere una vastità non indifferente. Poi nell'evento, come spiegato, c'è nella terza ruota, quindi nell'ultima settimana, ci sarà un COC che è James Rodriguez, ok? E se... ti tieni tutti quanti i gettoni, lo avrai di sicuro, ed è un 102. Quindi io ti consiglio di aspettare fino a quel punto lì, non spendere i gettoni, raccoglierli tutti, così da poter riuscire a raccattare quel James Rodriguez a gratis e ficcartelo in squadra. Quindi avere poi il COC 102 ficcato lì insieme a Maradona, che comunque fanno la sua porca figura, la loro porca figura. Ti direi poi io, ovviamente, se giochi il versus, vai a puntare a Werner, così ti togli Aguero e giochi poi bene.
Se però giochi entrambe le modalità, è meglio che vai a prenderti Van Dijk, perché comunque Van Dijk è buono per entrambe le cose, ok? Ed è già un 106 e i tuoi problemi più grossi sono proprio in difesa, perché se uno guarda da centrocampo in su, non hai nessuno sotto il 95, anzi il più basso è proprio il 96 Marco Lorente. Ma se guardiamo in basso, nella difesa, hai un 94, un 99, un 93 e soltanto Cancelo a 100. Cancelo, lascialo, perché comunque è uno dei terzini più forti che c'è in game per adesso. Terzino sinistro, come già spiegato, c'è Digne che è alto di gene. A te serve tanto salire, no? Perché non hai tanta esperienza, ovviamente, perché magari hai iniziato da poco. Quindi ti consiglierei sempre anche a te Digne, perché non è fortissimo Digne, però è già 102, quindi lo si prende, lo si lascia lì e comunque il suo lo fa, non è che non lo fa. Poi ovviamente il più forte è Hernández su Tots, però costa anche 14-15 milioni. Ed è un 98-99, adesso non mi ricordo. Invece l'altro è già un 102 e costa comunque meno. Quindi ovviamente ti dico fai questa cosa qua perché è un po' meno dispendiosa e comunque vai ad aumentare comunque la qualità, ok? Rudiger. Allora, Rudiger non è male, però appunto se giochi l'evento bene, come ha spiegato il ragazzo prima, riuscirei comunque a prendere Cannavaro, togli Fabinho per Cannavaro. E poi se prendi Van Dijk, metti Van Dijk, anche se al contrasto hanno due potenziamenti, te ne sbatti perché Van Dijk è troppo forte, ok? Se no, appunto, se prendi tanti gettoni o hai messo il pass, altre cose, hai più punti, riesci a fare le cose, riesci a prendere anche Manolas free. Quindi devi un attimino vedere che cosa riesci a fare nell'evento, però la tua squadra può essere sistemata completamente, cioè non dico completamente, ma buona parte da questo evento. Quindi più giochi l'evento, meglio è, perché appunto anche lì vedi. Esterno sinistro c'è Diaby, esterno destro c'è Bernardeschi, che comunque è un 100 ed è più forte di Beckham. Ok? Per questo che dico, quindi se giochi bene 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 l'evento, potresti cambiare praticamente mezza squadra e potenziarti, anche perché come spiegato sempre prima, nella squadra prima, si fanno tanti crediti in questo evento, quindi potresti riuscire a fare tante tante cose, ok? Quindi gioca al massimo l'evento, ok? Fammi sapere sotto nei commenti se ti sono stato d'aiuto. E passiamo al prossimo, che è un 145. Allora, 145 con una buona squadra. A primo impatto già me gusta. Allora, perché vedo tanti Utots, quindi già hai fatto un'ottima campagna acquisti, se vogliamo metterla così. Allora, Bamba ci sta perché comunque ok, io uso Mané. Adattato alla sinistra, te stai usando Bamba, adattato alla sinistra e va bene, cioè va benissimo così, perché se giochi il confronto soprattutto va bene. E devo dire, Lukaku è uno degli attaccanti più forti del game, quindi va benissimo. Salah è una delle ali destre più forti del game, più forte di lui c'è soltanto Messi Utoz, quindi va benissimo così. Marco Lorente è uno dei CC più forti, insieme appunto a Rakitic e ad altra gente, no? Da Rakitic a Beckham, CC, Beckham è uno dei più scarsi ormai, CC anche. Però comunque Beckham, il Gullit, tutte queste cose qua, c'è anche tanta gente comunque CC che sono forti. Comunque Lorente è anche più forte di Renato Sanchez, di Moriba, di tutta quella gente lì perché è molto più completo, ok? Quindi buonissima scelta per Marco Lorente, buonissima scelta per Rakitic che è da 102, buonissima scelta per Maradona. E io qui, più che dirti, dalla parte del centrocampo fino all'attacco, più che dirti, potenzia, potenzia tantissimo i giocatori con esperienza, altro non posso fare. Andando in difesa, invece, ti posso dire che, allora, Hernández e Cancelo, intoccabili fin quando non esce un terzino destro che ha difesa o marcatura o contrasti, intoccabili. Anche per te la cosa è che hai un po' poca intesa, quindi o devi potenziarla proprio nei bonus, nei perks, o hai proprio un po' di disagio qua perché hai poche icone. E ti dico, appunto, anche a te l'innesto di Cannavaro potrebbe essere utile, però a capitano e te hai marcatura, marcatura, difesa, cioè capitano e cross. Quindi, allora, con marcatura, marcatura, la cosa che ti consiglio io è cercare di puntare al massimo a Manolas, ok? Punti a Manolas. Te lo ficchi al posto appunto di Varane, che è rotto come pochi, però Manolas è praticamente lì, perché Manolas ha uno in meno di ritmo di Varane, allo stesso livello, io l'ho valutato a 103 entrambi, perché io Varane l'ho a 103, però allo stesso tempo ha 2-3 punti in più di fisico questo Manolas, quindi
secondo me potrebbe essere un po' più forte, anche perché hanno la stessa cosa, cioè si buttano i contrasti, sono più o meno alti uguali, hanno più o meno lo stesso valore di reattività, quindi di contrasti, di marcatura, tutte queste cose, quindi sono molto similari. Anzi, Manolas ha anche più equilibrio, quindi difficilmente verrà scartavetrato via da un attaccante grosso come Lukaku. Ok, quindi ti consiglio di fare questa cosa qua. Poi dipende a cosa punti in questo evento. Se punti a Van Dijk, ovviamente ti fai via Varane al posto di Manolas e via Pepe al posto di Van Dijk, ovviamente. Se invece vai a puntare ad altre cose, tipo a Werner, sì, Werner è buono, ma solo per il versus attacco, sia ben chiaro. Quindi se te sei uno che gioca a confronto e un po' il versus, meglio che ti tieni Lukaku, vai a puntare a Van Dijk, appunto, e ti riesci a incastrare anche un Manolas e avresti poi una difesa bella, bella, solida, perché comunque Hernandez, Manolas, Van Dijk, João Cancelo, sarebbe sicuramente una difesa molto, molto importante, ok? Poi per il resto, appunto, l'unico problema è che sei un po' basso proprio a livello di potenza, cioè a livello di gene, di overall, ok? Quindi ti consiglio, tutti i soldi che fai da questo evento, se riesci a prendere Manolas free, bene. Anche perché un qualcosina di gemme mi sembra che vedo che hai, adesso non riesco a vederlo bene, però penso che 2000 qualcosa ce l'hai, quindi puoi andare a prenderti dei gettoni, puoi andare a prendere i gettoni nel buco della pesca, cose del genere. Puoi andare a fare qualche diagonale se hai più punti, al posto che prendere Cannavaro, cioè prendi comunque Cannavaro, però non lo potresti utilizzare perché se hai Van Dijk e Manolas, Cannavaro, te ne puoi anche sbattere le balle, detto sinceramente. Poi se non giochi il versus, te ne puoi sbattere completamente le balle, perché Cannavaro sarà sicuramente forte per il versus, ma nel confronto è troppo troppo basso, quindi sui cross poi sarebbero veramente una cosa disagiantissima, ok? Questi qui sono i miei consigli per te, spero di essere stato d'aiuto. Fammelo sapere qua sotto nei commenti, perché comunque la tua squadra è buona, ok? È soltanto da cambiare un pochettino potenziando la difesa, perché appunto in realtà Varane è fortissimo, solo che ce l'hai solo 98, ok? Quindi da 98 a prendere Manolas che è 103, come puoi ben capire, cambia tantissimo. E poi da un 100 mettere un 106, per quanto poi magari avrai un pot in più, ma appunto 6 di gen, parli tra esperienza e costo, ti va a costare sicuramente di più, ma proprio di tanto di più, che portare su un potenziamento abilità. Quindi meglio mettere un contrasto in più piuttosto che spendere milionate, ma letteralmente milionate, per fare da 100 a 106 un giocatore. Quindi Van Dijk e Manolas sono i miei consigli. E poi tutti i soldi che fai dal resto dell'evento buttali tutti in giocatori 90 per renderli esperienza per i vari reparti, perché appunto devi portare almeno, proprio di minimo, tutti a 100. Poi cominci a fare tutti 102, poi tutti 104 e vai avanti così, ok? Bene, fammi sapere sotto nei commenti se sei stato d'aiuto. Noi passiamo al prossimo, che è un 146. Allora, bella immagine nitida, ti ringrazio. Allora. Portiere va bene, ovviamente, perché appena lo fissano è un animale, ma comunque già adesso nel confronto di testa para, cioè quelli quando colpiscono di testa ne para davvero davvero tanto, soprattutto nei calci d'angolo. Quindi a me non sta dispiacendo, perché per chi usa tanto il cross spam, Buffon li fa un po' così, quindi già a me piace questa cosa qua. Poi non è performante nel versus, quello sicuramente no, perché l'ho visto e si piglia una caderba di gol, ma nel versus appunto ci sono davvero pochi portieri performanti, che sia ben chiaro. Quindi è da vedere, cioè uno dei più performanti appunto è Cech, che però è una prime, quindi ok, giusto per farvi capire. Allora, partiamo dal reparto dove hai meno problemi, ok? Quindi l'attacco, Mané, Lukaku, James può andare, perché James comunque non è male, come alla destra, quindi per me può andare bene così, ci sta benissimo così. Mané ovviamente non sostituirlo mai, fin quando non troverai o fin quando non uscirà un'ala sinistra appunto veramente performante, più o meno forte come lui, che almeno è in ruolo, ma fallo anche lì verso la fine del game, perché tanto alla fine del game poi si resetta tutto e ti rimane come squadra passata, tutte queste cose qua, e quindi puoi cambiarlo ma verso la fine, perché Mané è davvero devastante e a me piace un casino. Appunto Lukaku non si tocca, James come ti ho detto è abbastanza buono, c'è sicuramente di meglio come Salah, Messi, tutta quella roba lì, però appunto anche James può andare bene. E poi appunto nel prossimo evento potrebbe essere che esca un'ala destra ancora più forte, ok? Perché comunque stanno andando tanti colpi di mercato, e quindi potrebbe anche uscire un'ala destra Messi fine di un'era, anzi dovrebbe uscire un'ala destra Messi fine di un'era,
magari non in questo evento ma nel prossimo, quindi potrebbe essere una cosa veramente devastante, anche più forte di Salah, e quindi potrei cambiarlo addirittura anche io alla destra, ok? Giusto per farvi un esempio. Poi allora Gerrard al centrocampo va bene, perché comunque Beckham, Maradona, Gerrard va sicuramente bene. Potresti cambiare Gerrard con appunto diciamo un Rakitic, una roba del genere, però avere il centrocampo di Kone ti dà una sicurezza a livello di intesa non indifferente, perché collegano tutti i reparti, cioè attacco e difesa, no? E quindi ti va a aumentare l'intesa e non poco, quindi non me la sento di dirti cambia qualcosa, perché ti serve, vedendo anche l'intesa che hai, ok? Passiamo alla difesa. La difesa è un reparto un pochettino messo male, devo essere onesto. Di quelli che hai te, se giochi confronto non terrei nessuno, se giochi versus attacco terrei solo e unicamente Bender, quindi terzino sinistro, Digne, Hernandez, puoi anche prendere, non mi viene il nome, vabbè comunque ce ne sono di terzini sinistri, metti terzino sinistro, da 98 in su ne trovi a cataflotte di più forti di Pires, perché Pires lo vedo che l'hai messo adattato ovviamente, quindi non è che l'hai messo lì perché vedi che è un terzino, cioè ovvio, però non è niente di che, appunto, puoi evitare di mettere Pires e comprarti un terzino sinistro di qualità, comunque vedo che hai 13 milioni, cioè comunque 13 milioni ti puoi prendere di niente, puoi prendere quasi qualsiasi terzino sinistro che vuoi avere, anche Hernandez della situazione puoi prendertelo, che ha difesa, cioè ha difesa, ancora con questa difesa, che ha capitano, e se vuoi inserire Cannavaro sicuramente ti va a combinare il potenziamento, quindi già per dire, per quello che penso io, ok, potresti farti Hernandez, Cannavaro e Van Dijk per prima cosa, perché appunto le cose che devi fare in questo evento secondo me. Poi terzino destro ti vai a comprare James o Cancelo, James quello 100 che ha cross e cose del genere, o Cancelo, o chi c'è di terzino destro anche un po' forte, Odriozola che è già 102 e appunto non costa niente, anzi vai su Odriozola che non costa niente, perché non mi veniva in mente come si chiamava, ma Odriozola appunto non costa nulla, è già 102 ed è poco più scarso di Cancelo, ok? Quindi e Cancelo è uno dei terzi, anzi forse è il terzino destro più forte che c'è in game dietro Carlos Alberto, quindi fondamentalmente sarebbe un'ottima cosa avere un Odriozola che comunque è al secondo terzo posto tra i terzini più forti, quindi vallo a inserire, secondo me anzi la cosa assoluta che tu devi fare è proprio comprarti un Digne e un Odriozola. Odriozola adesso veramente non costa quasi nulla, ok? Poi più va avanti nell'evento meno costerà, però già adesso costa tipo 4, cioè non costa tanto, cioè appunto non costa niente, sta scendendo parecchio, quindi monitoralo un attimino e lo comprare nel momento in cui vedi che scende di più di prezzo, o comunque se vai verso Van Dijk in realtà lo puoi comunque prendere perché costa 1000 punti e per avere Cannavaro comunque devi sculare i punti, nanana, il discorso che abbiamo già fatto nell'evento appunto, e potresti ritrovarti con Cannavaro, Van Dijk e Odriozola tutti e tre free. E poi ti vai a comprare semplicemente il terzino sinistro che più ti aggrada, che può essere appunto Hernandez per collegare con Cannavaro, che sarebbe ottimo. Se no ti vai a comprare appunto un Digne che mi pare che ha cross e te lo vai a collegare con l'altro TD appunto che è Odriozola. Secondo me queste qui sono le cose che tu devi fare assolutamente e puoi fare tranquillamente, oltretutto perché le vai a inserire tutte quante grazie a questo evento. Quindi mi raccomando, per tutti coloro che stanno seguendo questo video, che avete la squadra più o meno in questo stato, in questa maniera, dei video che, delle squadre che abbiamo esaminato adesso, sappiate che appunto grazie a questo evento riuscite a prendere tantissimi giocatori e a rinforzarvi in tantissimi modi, ok? Sia grazie alla roulette, grazie a quello, grazie a tutte queste cose qua, quindi riuscirete a fare sicuramente tante tante cose, basta che giocate bene l'evento come spiegato nella guida e nella recensione ancora della guida, ok ragazzoli? Quindi mi raccomando, fate attenzione perché nell'evento riuscirete a potenziarvi davvero davvero tantissimo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi sono stato d'aiuto, mi raccomando lasciate un bel like qua sotto per continuare questa serie e commentate se avete dei dubbi soprattutto, ok? E iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, un ciao ciao da DocD, ciao ciao! E ci vediamo alla prossima puntata, sempre solo qui su DocD. Ciao ciao!